Invitiamo ora a salire sul palco l'onorevole ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta. Io sono emozionato perché voi siete figli di Marcello e figli miei. Consentitemi la retorica nell'ordine che volete. Se non ci fosse stato Marcello, se non ci fosse stato io, o viceversa, se non ci fossi stato io e Marcello, voi non eravate qui. E guardate, avevo un discorsetto, spero, perché Marcello mi ha detto devi dire assolutamente queste due o tre cose, e quindi poi magari vado a recuperare il foglietto, ma volevo rappresentarvi un po' di emozioni. La prima emozione. Il Paese sta vivendo un momento difficile. Oltre alla tragica ricorrenza su Via D'Amelio, Borsellino, ho letto ieri questa frase con la quale il magistrato si rivolgeva ai suoi collaboratori, diceva: sono preoccupato per voi, perché so che è già arrivato l'esplosivo per me e non vorrei che ci andaste di mezzo anche voi. Pensate alla gravità, alla tragicità, all'amore di una frase di questo genere. So già che è arrivato l'esplosivo. Questa è l'Italia, purtroppo. È la brutta Italia, è la cattiva Italia, è la tragica Italia. Però l'Italia è anche fatta dei vostri volti, dei volti della Repubblica, come li ha chiamati il Presidente Mattarella, di tutti i volti della Repubblica che sono stati la salvezza del Paese durante la pandemia. Anche questo, soprattutto questo, è l'Italia. L'Italia era anche il Paese dei concorsi interminabili, che duravano 4, 5, 6 anni. Lo ricordava Marcello prima, chi te lo fa fare? E però si è dimostrato che questa Italia si può cambiare. E io devo dire intanto grazie a una persona, a Mario Draghi, che non me ne voglia padre, ma che, e uso questa metafora, grazie a una congiuntura astrale, è arrivato a fare il Presidente del Consiglio in un momento difficilissimo, a febbraio di 17 mesi fa, 18 mesi fa, a prendere in mano il Paese in un momento difficilissimo, dentro la pandemia e dentro una crisi economica spaventosa. Ecco, io sono figlio di Mario Draghi, io sono figlio di questa sua scelta, ma in fondo quello che ha fatto Marcello, quello che sto facendo io, se non c'era Mario Draghi probabilmente non si poteva fare. L'Europa, l'Occidente, la convergenza nei confronti di quella straordinaria scelta europea del Next Generation EU. Guardate che non siamo qui per noi. Siamo qui per le future generazioni. Questo è Ursula von der Leyen. Anche questa è congiuntura astrale. Anche è stato chiamato momento Merkel, vale a dire il momento in cui si esce dagli egoismi. Vi ricordate della prima Merkel, fate i compiti a casa. Al secondo
momento della vita di Angela Merkel, quello del cosiddetto momento Hamilton, vale a dire, poi fate spiegare dal professor Minenna cos'è il momento Hamilton, di pensare alle future generazioni, di mettere insieme le risorse e la solidarietà. Ecco, viviamo dentro ancora questo momento Merkel, straordinaria statista, che ha cambiato idea sul finanziamento alla solidarietà in Europa. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Bene, torniamo a Draghi. Draghi ha messo insieme i suoi ministri, li ha scelti lui, e ha messo insieme il piano operativo del Next Generation EU, il cosiddetto PNRR. E siamo tutti figli di questo piano fatto di Europa, grants, loans, cioè fondi perduti, 70 miliardi, mai successo. Prestiti a tassi i migliori, 191 miliardi, a cui lo Stato ne ha aggiunti altri 30. Beh, questa è la congiuntura astrale, ma anche la possibilità di cambiare l'Italia. Io la prima cosa che ho fatto, poi vi racconto una piccola cosa tra me e Marcello, ma ve la racconto sottovoce. La prima cosa che ho fatto è ho riaperto i contratti. Ho detto la prima cosa che voglio fare è rinnovare i contratti di lavoro, perché non si può fare la retorica sui volti, la retorica buona sui volti della Repubblica e poi non rinnovare i contratti. Per troppo tempo la pubblica amministrazione è stata trattata così. E ho ricevuto una marea di critiche quando ho detto rinnoviamo i contratti. Ho dato mandato all'ARAN di rinnovare i contratti, sia per il pubblico impiego che per il comparto sicurezza e difesa. Mi si diceva, ma con tutti i problemi che ci sono nell'economia, con tutti i sostegni, i bonus che ancora occorre dare, perché i contratti nel pubblico impiego? Ma perché i volti della Repubblica hanno bisogno non solo di bella retorica, ma hanno bisogno di segnali concreti, che loro sono al centro dello Stato. È il capitale umano che deve essere al centro dello Stato. Certo, le regole, le leggi, le riforme, ma se non c'è il capitale umano, come le chiamano i poveri economisti come il sottoscritto, non c'è regola che basti. E allora ho messo in piedi il rinnovo dei contratti, ma ho messo in piedi poi un'altra cosa. E guardate, come sempre, a volte anche per caso, ricevevo quotidianamente pressioni per poter celebrare i concorsi che dalle varie amministrazioni erano stati banditi, come in questa, che erano stati banditi l'anno precedente, 2020, ma non si potevano celebrare perché c'era il blocco Covid, ragioni di sicurezza sanitaria. Ho preso i miei collaboratori, CTS, Ministero della Salute, e ho detto, ma è possibile che non possiamo fare i concorsi anche in pieno Covid? La soluzione venne trovata e scrisse un articolo un decreto legge 44, mi pare, se cito bene, articolo 10 del decreto legge 44, in cui semplificavo i concorsi, digitalizzavo i concorsi, e l'obiettivo era, dal bando all'esito finale, 100 giorni. Mi presero in giro, battaglia in Parlamento, perché rompevo la logica delle preselezioni, la logica delle crocette, la logica dei concorsisti a vita, come purtroppo la prassi aveva portato, nel senso che se un concorso dura 4, 5, 6 anni, è chiaro che un giovane che voglia entrare nella pubblica amministrazione si predispone a fare tutti i concorsi
in tutti i tempi, in tutti i modi, a prescindere dal contenuto, a prescindere dalla destinazione, semplicemente preparandosi in maniera mnemonica, con i test pre-risolti, e quindi tutta la sua preparazione è impararsi a memoria delle risposte preconfezionate, nella speranza, se la va e incrocio la combinazione giusta. Ma vi rendete conto che questo non è un concorso, non è selezione, non è assolutamente nulla. È distruggere capitale umano, distruggere speranze, distruggere gioia, volontà, distruggere la formazione che si è acquisita precedentemente. Io faccio il professore universitario di mestiere. Ho fatto per 40 anni questo, con i miei giovani, con quelle facce che ho visto bellissime di chi partecipava ai concorsi. E mi sono detto basta. Con una battaglia parlamentare durissima, ho detto i concorsi non devono essere questo. Abbiamo digitalizzato i concorsi, non basta carta e penna. Li abbiamo semplificati. Li abbiamo velocizzati. E devo dire, i risultati mi sembrano buoni, eh? Ma non basta. E pensate, in 6 mesi, l'anno scorso, da giugno a fine anno, abbiamo assunto 45.000 persone rispetto a una platea di 1,5 milioni di concorrenti. Ogni amministrazione ovviamente si è organizzata, si è regolata, ha interpretato e il risultato è questo. Per cui oggi, quando sono entrato, mi sono commosso, sinceramente. Perché vedete chi fa questo mestiere. Io ho fatto il venditore ambulante, figlio di un venditore ambulante, ho fatto la carriera universitaria da solo, senza padrini, senza padroni. Ho fatto per 40 anni il professore universitario, con qualche merito. E poi ho fatto il parlamentare europeo, poi ho fatto il ministro, poi ho fatto il capogruppo. Adesso torno a fare il ministro. Non ho fatto carriera perché ero ministro della stessa amministrazione di 12-13 anni fa, sono tornato nella stessa amministrazione. Non ho fatto assolutamente carriera. E però devo dire, rivedo in voi i volti dei miei studenti, della mia storia. Per questo mi sono emozionato. Ma vado veloce. Ma non bastava la semplificazione dei concorsi, sbloccare i concorsi, fare i concorsi. Tappa importantissima, ma non bastava. E devo dire, sono toccate a me le prime due grandi riforme cosiddette abilitanti che hanno iniziato l'iter del PNRR e ci hanno fatto prendere l'anticipo delle rate, delle risorse europee. E sono state governance e semplificazione. E ho cominciato a mettere dentro la pubblica amministrazione le riforme. E qui ho fatto una scelta, la scelta degli strappi. Non ho pensato alla riforma organica della pubblica amministrazione, ma sono partito da degli strappi che avessero la forza di rimettere in moto la macchina. E quindi semplificato. Appalti, silenzio assenso, procedure, reclutamento, il portale del reclutamento, LinkedIn. Ho portato LinkedIn in Italia e l'ho applicato alla pubblica amministrazione. LinkedIn è il più grande portale globale, mondiale, per chi cerca capitale umano. Chiunque nel mondo cerchi un ingegnere piuttosto che un operaio specializzato, eccetera, eccetera, va su LinkedIn e trova milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di curriculum vitae, di CV. Ecco, io ho riprodotto tutto questo
in Italia, nella pubblica amministrazione, in collaborazione con Microsoft e con LinkedIn madre. E questo è operante. Quindi nuovo reclutamento, a complemento di quel decreto 44, articolo 10, e giù un altro tassello. Così come un altro tassello è, mi hai detto di citarlo, il decreto 80, nella formulazione delle dinamiche interne verticali, dalle seconde fasce alle prime fasce, perché quasi sempre erano dimenticati i bravi funzionari che aspiravano giustamente, legittimamente alla prima fascia, cioè alla dirigenza, perché avrebbero dovuto mettersi a studiare, quindi mettersi in aspettativa per prepararsi senza poter fare il loro mestiere. No, anche qui critiche dei ben pensanti infinite. Eppure, questo strano signore che è Marcello Minenna, e qui vi racconto la storia però. Il nostro rapporto è cominciato con una lite feroce. Non so se abbia sbagliato lui o abbia sbagliato io. In questi casi, vero padre, si sbaglia insieme, spesso. No? È che mi sto ammorbidendo. Io sono di solito un mangiapreti. Mi sto ammorbidendo. È la vecchiaia. Detto questo bravo economista, perché su questo magari avevo delle riserve sulla persona, visto che c'è stata una lite, ma le cose che scriveva da vecchio professore, cavolo, questo è uno bravo. Non so come sia finito qui, ma questo è un altro paio di maniche, un giorno poi me lo racconterà. Però ogni tanto il caso, oppure quell'altra entità ci mette del suo. Non so come sia finito qui, però devo dire, la persona giusta al posto giusto, con la giusta determinazione, con la giusta preparazione. E fatemelo dire da uno che ha cominciato la conoscenza di Marcello Minenna con una lite. Bene, vado veloce perché non voglio fare retorica. Vado veloce. Stiamo riformando la pubblica amministrazione per strappi. Reclutamento, concorsi, semplificazione, capitale umano, contratti. Riforma dei concorsi, perché quell'articolo 10 del decreto 44 non era la riforma dei concorsi, ma era superare l'emergenza. Abbiamo riformato con il PNRR 2, abbiamo riformato i concorsi attraverso DPR, decreti del Presidente della Repubblica, che attueremo comunque. E da novembre tutti i bandi di concorsi e di mobilità dovranno passare necessariamente per INPIA, per il portale del reclutamento. La Gazzetta Ufficiale sarà un corollario, ma l'atto formale sarà INPIA. È una ventata di modernità. Ecco, tutto questo serve perché? Serve per far funzionare lo Stato, al centro come in periferia. Da voi, con questo bellissimo spirito di corpo che sto vedendo, ma come nell'ultimo comune, piccolo, medio, grande, per realizzare il PNR, ma soprattutto per realizzare i servizi alle famiglie e alle imprese. Perché questa è la nostra missione, i servizi ai cittadini e alle imprese. E devo dire, vedere qui, quasi mai si vedono queste cose, vedete, fatemi fare questa considerazione, la penultima. Il riformatore normalmente è solo, la solitudine del riformatore, perché chi fa una riforma normalmente scontenta lo status quo. Cioè, se i concorsi duravano 5 anni, una ragione ci doveva essere: interessi costituiti, miopie, egoismi, gruppi, classi che giocavano su questa staticità.
Quindi se tu dici voglio che i concorsi durino 100 giorni, hai subito i nemici, i quali in Parlamento, nei giornali, dappertutto, si scaglieranno contro di te e te ne diranno di tutti i colori. Ma voi all'inizio non c'eravate mica a dirmi forza Renato, perché quelli che tu favorisci con le riforme o non ci sono ancora, oppure sono scettici. Sì, sarà. Chi ti crede di essere? Nembo Kid, Superman. Hanno fallito tutti. Perché tu dovresti riuscire in una cosa in cui hanno fallito tutti? Quindi, o non li hai, o quelli che capiscono ti guardano come si guarda un matto. Quelli che invece capiscono e che si sentono toccati nei loro interessi si incazzano e si mettono di traverso contro di te, il risultato è che tu sei solo come un cane. È la solitudine del riformatore. Allora il riformatore deve vincere anche la stanchezza del giorno per giorno. Dopodiché, se nel tempo uno trova degli altri matti come lui, che lo stanno ad ascoltare e che realizzano le cose che sta facendo, allora la solitudine è un po' meno sola. E questo sta avvenendo, non solo qui, in questa amministrazione. Penso ai tanti concorsi fatti al MEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e in tutta Italia. È partita l'onda di reclutamento del nuovo capitale umano. Abbiamo reclutato 1.000 professionisti per il PNRR, contratti a termine, che poi potranno essere trasformati. Abbiamo avviato Capacity Italy, questa grande piattaforma con Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Medio Credito Centrale, per dare assistenza ai governi locali. E si è formata l'onda, si sta formando l'onda. Quella stessa onda figlia della congiuntura astrale, che vedeva nel governo di Mario Draghi il catalizzatore della nuova Italia. Ecco, io ho cominciato con la congiuntura astrale che si realizza attraverso le persone, gli uomini, le riforme, i fallimenti, i tentativi, con questa implementazione del riconoscimento del merito, della qualità. Stiamo lanciando proprio con Marcello la Customer Satisfaction, vale a dire da settembre partirà. Avete presente WhatsApp? Avete presente dopo una telefonata di WhatsApp vengono fuori Absit in Iuria, 5 stelle? Non si può più parlare di stelle, ma insomma. E ti dice, ma sei stato soddisfatto di questa comunicazione? E tu, tuc, 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 ne metti due, ne metti tre e poi... Ecco, io mi sono detto con i miei collaboratori, io voglio la stessa cosa sulla pubblica amministrazione. Dopo una qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione, per via telematica o per via telefonica o telematica, vengono fuori le stelle e tu sarai chiamato, o i pallini, chiamate gli asterischi, mettiamo gli asterischi, e sarai chiamato a dire se sei soddisfatto o meno. Guardate che è una piccolissima cosa che può avere un impatto enorme in termini di qualità, in termini appunto di customer satisfaction, di soddisfazione dei clienti, di sapere che il tuo lavoro viene giudicato giorno dopo giorno e sapere da parte dei dirigenti dove ci sono le nuvolette di efficienza e dove ci sono le nuvolette statistiche di problematicità. Ecco, e questo diventa stile e prassi di tutta la pubblica amministrazione. Altro che chiamare la pubblica amministrazione e non ti risponde nessuno. La normale prassi. All down. Ecco,
strappi, strappi per cambiare. Tutto passa però per il capitale umano. Tutto passa per la selezione, la qualità, il merito, la meritocrazia. A me è fatto un piacere enorme vedere quei volti, alti, bassi, magri, e la bellezza della normalità, di gente che ci crede, che fa un concorso, che fa un concorso non facendosi raccomandare, che è la fine della meritocrazia, ma che fa un concorso sulle proprie forze, sulla propria preparazione e puntando verso una carriera che sappia riconoscere il merito. Ecco, questo è quello che io voglio, che vogliamo. Tutto bene? Spero che non sia stato il mio discorso. Forza! Che vuol dire che è bene che finisca? Che vuol dire che è bene che finisca? Fatemi tornare al momento che sta vivendo il nostro paese, il nostro governo, direi un po' di più anche la Repubblica. Siamo in un momento di passaggio, non vorrei dire di crisi, ma di passaggio. Io spero che il buon senso che abbiamo visto negli appelli, che abbiamo visto nelle telefonate da tutte le cancellerie europee, oltre l'Atlantico, non tanto Mario Draghi, ma il nostro Paese, che in questo momento è un pilastro della stabilità internazionale, della stabilità europeista, della stabilità atlantica, della stabilità di governo nella libertà e nella democrazia. Questa è l'Italia. Vedete, ieri Draghi è stato in Algeria, è tornato a casa con 15 accordi. 15 accordi che hanno fatto sì che l'Italia possa essere e sarà l'hub energetico per tutto il resto d'Europa. Pensate a una cosa che non è mai successa, l'inversione sud-nord-nord-sud. Normalmente era il sud dipendente dal nord. Lo raccontavo oggi alla mia amica commissaria europea Pereira e dicevo noi eravamo considerati il Club Med, se non i PIGS con due I e una I, beh, tradotto, fate voi la traduzione, cioè i paesi del sud del Mediterraneo non propriamente efficienti, non propriamente europeisti, non propriamente rigorosi. Ecco, mettiamola così. Traducete voi l'acronimo e vedete come venivamo considerati. Oppure Club Med, un po' più elegante, ma senza dubbio, sole, pizza, amore, tupetetà. Questo eravamo. Da un po' di tempo in qua non lo siamo più. Ecco, io credo che il buon senso prevarrà in tutti i partiti, tutti. Che il buon senso prevarrà nelle istituzioni. L'Europa ha bisogno dell'Italia, come l'Italia ha bisogno dell'Europa. Perché questa ventata di cambiamento, di cui avevamo tanto bisogno, spiega anche perché tanta gente ha chiesto a Draghi, rimani e porta a termine il tuo mandato, la tua missione. Ecco, voi siete un pezzo di questo mandato e di questa missione. Siete un pezzo del rinnovamento dello Stato, dell'efficienza, della meritocrazia, del riconoscimento del merito individuale di amministrazione. Che la buona amministrazione in questo Paese si può fare, che si può ricostruire lo spirito di corpo, si può ricostruire l'orgoglio di dire sono un dipendente pubblico di questa o di quell'amministrazione, senza vergognarsi.
Si può. E io ringrazio voi, e ho finito. Io ringrazio voi perché mi sento meno solo in questi 17 mesi, per questi 17 mesi di riforme, dalla mattina alla sera. Marcello lo sa, io sono sempre in ufficio, dalla mattina alla sera, a meno che non sia in giro a raccontare le cose che sto facendo. Ecco, mi sento con voi oggi, mi sento meno solo. Quindi di questo vi ringrazio, di questo ringrazio Marcello Minenna, l'amico Marcello Minenna, questo straordinario servitore dello Stato, che ripeto ancora, è la persona giusta nel posto giusto. Quindi lunga vita all'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, così ho detto tutto. Lunga vita a questa struttura, a voi tutti, metaforicamente figli di questa riforma. E grazie di essere qui con le vostre facce, col vostro calore, con la vostra testimonianza, che siamo sulla strada giusta. Grazie ancora.